Buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti alla 21esima puntata in stagione di Calcio di Rigore, una puntata molto speciale dedicata soprattutto ai servizi inerenti al calcio locale. Partiremo per l'appunto nell'analizzare il girone F di Serie D che ha visto il Cesena e il Matellica, le prime due della classe, entrambe uscire con un pareggio. Per quanto riguarda l'Eccellenza, accelerazione per quanto riguarda l'ottenimento del campionato da parte dell'Alfonsine, dietro invece perdono chance importanti sia il Progresso che la Virtus Castelfranco. Per quanto riguarda la prima categoria, girone H, è successo davvero di tutto. Il Gatteo continua a vincere, ad essere a comandare la classifica di prima categoria, dietro seguono Granata e altre formazioni, tra le quali il Nova Firtina invece scesa al sesto posto della graduatoria. Poi parleremo appunto anche di questo, terza sconfitta di fila per la squadra di Achille Fabbri. E infine andiamo in promozione marchigiana, dove andremo a vedere il Gabice Gradara, che è riuscito a perdere clamorosamente in casa contro la terzultima Villa San Martino. Trasferta delicata invece per il Gabice sempre giovedì pomeriggio in quel di Ancona contro l'Anconitana, che davvero allunga il passo in classifica e vicinissima a conquistare il torneo di promozione marchigiana. Intanto buonasera anche ai nostri ospiti, partiamo con ricordare il numero per interagire con noi durante questa diretta, i 333 60 94 299, numero valido per la messaggistica tradizionale ma anche per WhatsApp. Vado a presentare chi mi affiancherà questa sera, vicinissimo a me, l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te Giacomo. Andiamo a salutare invece l'allenatore dell'Atletic Poggio, Ignazio D'Amato. Ciao, ciao Ignazio. Buonasera, buonasera a tutti. Infine magari stasera Rico Parquet. Partiamo da lui, Alessandro Casadei, centrocampista dell'Igea. Buonasera a tutti. Andiamo a salutare invece Lorenzo Caporali, attaccante del Bellaria. Buonasera, buonasera a tutti. E infine Diego Perazzini, difensore della FIA Riccione. Buonasera, buonasera. Buonasera a voi ragazzi. Allora io partirei subito con l'analizzare il campionato di Serie D Girone F con risultati e classifica a cura del nostro Stefano Papini, con la collaborazione di Renzo Sartini, che ringrazio qui in regia. Questi sono i risultati arrivati nell'ultimo turno: Olimpia Unionese Città di Campobasso 1-1, San Nicolò Notaresco Forlì 0-2, Avezzano Isernia 1-0, Matellica Jesina 3-3, Cesena Monte Giorgio 1-1, Castelfidardo Pineto 0-1, Francavilla Recanatese 3-3, San Giustese Sant'Arcangelo 2-1, San Maurice Savignanese 1-2, Real Giulianova Vastese 1-2. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Il Cesena al comando a quota 75, segue il Matellica 73, Recanatese 58, Pineto 56, San Giustese 54, San Nicolò Notaresco, Francavilla 52, Savignanese 47, Jesina, Monte Giorgio 46, Città di Campobasso, San Maurese 43, Vastese 41, Real Giulianova 37, Forlì, Avezzano, Isernia, Sant'Arcangelo 33, Agnonese 31, Castelfidardo 21 punti. Tieniti forte caro Giacomo, che tra poco toccheremo anche il tuo Cesena. Andiamo a vedere il primo contributo filmato per quanto riguarda la nostra puntata, inerente appunto ai gol della Serie D Girone F, in particolar modo delle squadre romagnole, con una piccola parentesi anche sulla seconda in classifica, il Matellica. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbota il nostro motto: da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Giornata numero 34 in Serie D Girone F, che ha messo in archivio ben 29 reti, frutto di 4 vittorie esterne, 2 successi interni e 4 pareggi. Al Cesena non riesce proprio la vittoria neppure in casa al Manuzzi con il Monte Giorgio. I bianconeri passano al minuto 12 della ripresa con Tonelli, ma all'84esimo la fettata è fatta. Una deviazione di Valeri su colpo di testa ospite fornisce un pareggio insperato. La Savignanese si aggiudica il derbissimo con la San Maurese. Di fronte a un nutrito pubblico di rovesciate e di ribattute, la Savignanese arriva a bucare la porta locale esattamente con Manuzzi al minuto 16. Nella ripresa, dopo un batti e ribatti, per
in pareggio giallorosso con Suma. Al 96esimo il portiere di casa la combina grossa, precipitando addosso al difensore e compiendo un'uscita goffa che conduce Peluso verso il gol dei tre punti. Cade il Sant'Arcangio di rigore sul campo della San Giustese, Rosso Buche sblocca in match al 20esimo con Cerone, Sant'Arcangelo che arriva al pareggio grazie a un penalty trasformato da Guidi. Nella ripresa sempre dagli 11 metri, gol vittoria lo firma nuovamente Cerone. Il colpo gobbo lo realizza e fornisce sul campo del San Nicolò Notaresco, una doppietta di Ambrosini timbrata con un penalty e un gol di testa fanno ben sperare i galletti in terra abruzzese. Pazza partita nel derby marchigiano tra Matellica e Jesina, Pereira porta lo Jesina sul doppio vantaggio con due reti che arrivano nei primi 8 minuti del match. Il Matellica si prende 10 minuti per ristabilire il pareggio, perfezionando la rimonta con Pignatta al minuto 18 e con Florian al minuto 28. Nella ripresa Jesina nuovamente avanti con un rigore trasformato da Villanova, ma sempre grazie a un penalty il Matellica perviene al pareggio con Melandi che lascia i suoi a meno 2 di distanza dalla capolista Cesena. Prossimo turno forse decisivo con Vastese Cesena e Recanatese Matellica, con i biancorossi che persero lo scontro di andata in casa per 2-3. Allora, caro Stefano, ti direi subito di andare a vedere il prossimo turno, perché poi volevo fare una domanda molto interessante al nostro Giacomo. Giacomo, lo guardiamo assieme, perché il Cesena andrà in terra abruzzese sul campo della Vastese, che diciamo che dopo il risultato di ieri ha la quasi certezza della salvezza. In più invece vediamo il Matellica che andrà ad affrontare una squadra molto forte, tra l'altro l'andata perse 3-2 in casa, ovvero andrà a far visita alla Recanatese. Ti chiedo, il prossimo turno può essere decisivo per le sorti del campionato? Può essere decisivo, ma per me, a mio avviso, era decisivo anche quello di ieri. Cioè il Matellica è riuscito a recuperare una partita malgrado il doppio svantaggio, anzi anche il triplo, perché dopo il 2-0 era andato anche sotto di 3-2 ed è stata brava a recuperare, ma a mio avviso l'ha buttata via il Cesena con una decisione tecnica un po' che lascia un po' pensare. A mio avviso la mossa di far uscire Tonelli, sostituire Tonelli per mettere un difensore, non è stata molto vincente, anzi è stata la mossa che ha permesso alla squadra avversaria di avere più coraggio e provarci, e infatti dopo 5 minuti c'è stato il pareggio. Mi trovo assolutamente d'accordo. Allora, dopo aver visto il prossimo turno, io, caro Giacomo, direi di fare un attimo un break ascoltando tutti gli ospiti di questa serata che anche grazie alla tua collaborazione abbiamo qui questa sera. Io direi di fare un giro, una domanda a tutti e quattro. Inizierei da laggiù in fondo dando spazio al difensore della Fiericcione, Diego Perazzini. Diego, ieri è arrivato un pareggio contro la seconda della classe. Potreste essere gli artefici di coloro che hanno assegnato quasi la matematica certezza all'Alfonsino di aver vinto questo torneo. Esatto, sì, ma più che altro all'Alfonsino ci interessa della nostra salvezza. Ieri è arrivato un punto importantissimo, l'importante era fare punti e contro una squadra che sicuramente è in una zona alta della classifica, quindi poteva essere impegnativa, e infatti lo è stata, ma siamo stati molto, molto compatti come squadra e siamo riusciti a strappare un punto importante, secondo me. Progetti della FIA in questa stagione, salvezza, immagino che sia l'obiettivo principale, ma secondo te si poteva fare qualcosa in più? Secondo me è stata una stagione che è partita magari con un passo sbagliato, però per come è andata ad evolversi la salvezza è un ottimo risultato e dobbiamo essere contenti, perché comunque è un campionato molto difficile con molte squadre in gamba, quindi dobbiamo essere solo contenti. Lorenzo, arriviamo al tuo Bellaria. Ieri, dopo l'esplorare di Nuova Fritte, cosa è successo nella partita con i Bacchia Cesenato, che tra poco vedremo? Beh, un pareggio, diciamo, giusto per come abbiamo interpretato la partita. Diciamo, primo tempo. Primo tempo un po' molle, un po' l'abbiamo regalato alla squadra avversaria. Ma secondo tempo ci siamo fatti valere, siamo andati in campo con la mentalità giusta e siamo riusciti a fare un gol, magari potevamo sperare di farne due, ma alla fine va bene così, dai, un punto a testa. Quest'anno per voi vi immagino che la forza di risalire in classifica sia stato soprattutto il gruppo, o mi sbaglio? Assolutamente sì, il gruppo, l'ingresso dei nuovi giocatori che sono arrivati, e Aragao che è riuscito a stare meglio fisicamente e soprattutto la forza del gruppo. Il gruppo ha fatto la cosa maggiore. Alessandro, arrivo a te. Ieri ho sgridato Giacomo, ho fatto un servizio oggi del Bellare che tra poco vedremo, dove dico
avrei avuto piacere che magari avessi ripreso una partita tra virgolette più importante, perché quella di ieri poteva decretare un passo fondamentale per l'Igea verso la salvezza in questo torneo. Invece avete impattato sul campo della Stella. Cosa è successo? Come mai? Perché non abbiamo le immagini, lui non è andato, ce la racconti tu. Allora, è stata una partita innanzitutto equilibrata. Noi il primo tempo siamo partiti molto contratti, infatti penso che non abbiamo neanche tirato il primo tempo in porta, ma neanche loro tantissimo. Hanno avuto solo un'occasione, mi ricordo, con Salvemini da dentro l'area, che è su un errore nostro. Secondo tempo siamo andati un po' meglio, abbiamo iniziato a giocare e penso che il pareggio sia giusto, però ci rimane un po' l'amaro in bocca perché era una partita, secondo me, molto importante. Se vincevamo, diciamo che non dico che eravamo salvi, ma quasi. Adesso c'è da battagliare le ultime tre partite, da non mollare un centimetro, e la squadra lo sa, il mister lo sa, e penso che venderemo cara la pelle le ultime tre partite per salvarci. Mister, io a te ti ho fatto per ultimo, perché se avessi detto in questa puntata diamo spazio prima ai più anziani, so che te la saresti presa. No, secondo me sei più giovane a livello... No. Come calciatore, mettiamola così, lui è stato un grande, ve lo dico subito. Ignazio, questa Atletica e Poggio che continua a stupire, ieri tre punti importantissimi contro il Vis Nova Feltria, siete anche voi a un passo dall'obiettivo, sì, no? Finale in questa stagione. Con la vittoria di ieri siamo un passo dalla salvezza, però domenica abbiamo un'altra partita importante, lo scontro diretto contro l'Alta Valconca, quindi ci giochiamo parecchio. Però i tre punti di ieri sono molto importanti, contro una grande squadra. Primo tempo abbiamo fatto molto bene, sinceramente abbiamo fatto bene, abbiamo fatto gol, tutto sommato meritavamo. Secondo tempo sono usciti meglio loro, hanno fatto meglio loro, però noi i tre punti importanti, ecco. Allora, io direi adesso di passare all'eccellenza, sempre con la tua collaborazione, Stefano Papini, perché andiamo a vedere quello che è successo ieri nell'ultimo turno attraverso risultati e classifiche. Poi faremo un piccolo commento anche con il nostro Giacomo Alpini e con il nostro ospite speciale di questa serata. Sampa Imola Alfonsine 0-1, Faenza Castrocaro 0-0, Argentana Calcio Cotignola 3-3, poi Corticella Copparese 1-0, Giovane Cattolica Diegaro 0-0, Sant'Agostino Marignanese 1-2, Massa Lombarda Medicina 1-2, Fiericcione Progresso 0-0, Gran Amica Castelfranco 0-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, che vede al comando l'Alfonsina quota 66, il Progresso a quota 59, Castelfranco 57, Marignanese 52, Copparese 48, Sant'Agostino Gran Amica 45, Castrocaro 44, Fiericcione 41, Medicina 39, Diegaro 38, Argentana 37, Corticella 36, Cattolica 35, Sampa Imola 34, Faenza 33, Massa Lombarda 32, Calcio Cotignola 23 punti. Giacomo, è stata una giornata particolare, dicevo prima con il nostro ospite per la FIA, abbiamo già ascoltato appunto il suo parere, però anche la Giovane Cattolica in casa 0-0 rimane lì, in una lotta come non mai davvero sofferta per quanto riguarda questa benedetta salvezza. Sì, la Giovane Cattolica ieri giocava con un Diegaro che aveva l'unico obiettivo, portare a casa almeno un punto. E infatti è stata una partita che la Giovane Cattolica doveva e poteva fare sua, ma ha trovato di fronte un Foliera che è riuscito a parare quasi tutto, anzi tutto alla fine, perché tanto il risultato è stato sullo 0-0. Quindi il Diegaro è riuscito nel suo intento di portare via un punto. Un punto per la Giovane Cattolica, è vero, muove la classifica, ma in questo momento magari sarebbe servito magari la vittoria per riuscire a sbloccare questa situazione. Invece nell'ultimo mese cosa è successo secondo te a Castelfranco? Bella domanda, ce lo siamo detto più di una volta, perché dopo la sonora vittoria contro l'Alfonsine tutti davano il Castelfranco una delle favorite, delle maggiori favorite, e addirittura è in calo, che ha perso anche il secondo posto a danni del Progresso, che ha giocato ieri con la Fiericcione, con il nostro amico, e quindi ha perso pure il secondo posto. Stranissimo, ed è un peccato, perché l'organico del Castelfranco a mio avviso è uno dei migliori del girone. Invece per quanto riguarda l'Alfonsine, davvero pensi che sia un passo dalla vittoria di questo campionato? Detto francamente, ad oggi.
Sì, anche se soffre ogni domenica, nelle ultime partite è riuscito sempre a portare a casa il risultato anche pieno, ma sempre di misura, quindi riesce a fare il minimo e a portare via il massimo. Diego, la Fonsina è davvero la squadra più forte in questo torneo? Sì, una squadra molto in gamba, penso di sì a questo punto del campionato, e anche se comunque in casa nostra ha trovato qualche difficoltà, sia loro che altre squadre come Progresso e anche la terza in classifica, quindi però sì, Alfonsini ormai penso sia quella a capo del campionato che andrà a vincere. Ma a tuo avviso il Castelfranco non aveva l'organico più forte? Secondo me aveva un organico molto interessante. Quando abbiamo fatto la prima partita fuori casa, in casa loro, è stata una partita molto difficile e avevano dei giocatori molto interessanti, soprattutto davanti, sembravano molto preparati, però... E questo Progresso? Il Progresso penso sia una squadra molto compatta che abbia molta più quantità che qualità, penso, e però allo stesso tempo se in questo campionato si ha continuità si arriva a risultati importanti. Mi trovi assolutamente d'accordo, allora andrei a vedere anche il prossimo turno, caro Giacomo, per capire anche gli avversari che avranno di fronte la Fiericcione, perché ieri c'è stato qualche risultato particolare, poi lo commenteremo ancora con te. Coparisi Argentana, Giovane Cattolica Corticella, Castelfranco Faenza, Medicina Fiericcione, Diegaro Granamica, Progresso Marignanese, Castrocaro Massa Lombarda, Alfonsine Sant'Agostino, Calcio Putignola Sampa Imola. Ieri c'è stata questa vittoria da parte del Medicina in casa del Massa Lombarda, che sperava ancora di poter dire la sua fino in fondo. Un attimo, uno stop per quanto riguarda la penultima della classe. Sì, brutto stop, perché a questo punto è vero che sono tutti lì, perché alla fine sono pochi punti che dividono tutte le ultime della classe, però questa sconfitta non ci sta. Mi trovi assolutamente d'accordo. Per quanto riguarda te, Diego, un campionato che è iniziato un po' con un trend negativo, avete avuto anche un'importante svolta in panchina. Almeno inizialmente, questa domanda te la devo fare, che l'ho fatta anche ai tuoi colleghi, pensi che sia stato un po' lì il campionato, l'handicap principale di questa stagione per quanto riguarda la Fiericcione? Ma è ovvio che quando si perdono i punti inizialmente le altre squadre avanzano, portano via dei punti importanti, però secondo me siamo stati bravi a ripartire, ma anche verso metà campionato abbiamo perso qualche punto di troppo che potevamo riuscire a guadagnare. È proprio la continuità, quello che dicevo prima, in questo campionato, in questa categoria, secondo me è fondamentale avere continuità per poter arrivare in fondo e fare un buon campionato. E purtroppo è la cosa che ci è un po' mancata durante tutta l'annata. Giacomo, l'ultima battuta, la Marignanese che batte in esterna anche il Sant'Agostino, continua a meritare davvero gli applausi, la formazione di Simone Lilli non si ferma più. Sì, sicuramente, anche se ormai il Sant'Agostino, che sarà il prossimo avversario dell'Alfonsine, ha poco da dire con questo campionato. Anche per quello io sono sicuro che l'Alfonsine farà la partita e la vittoria finale. Allora, caro Giacomo, adesso andiamo a sentire anche il nostro amico Alessandro, perché ci spostiamo dall'eccellenza alla promozione romagnola, girone di... Andiamo a vedere sempre con Stefano Papini e Renzo Sartini quello che è successo nell'ultimo turno attraverso risultati e classifiche. Russi del Duca Ribelle 2-2, vedremo tra poco il contributo filmato. Ronche del Wise e Civitella 4-1, Pietracuta Fratta Terme 5-1, Cervia Football Cava 1-0, Morciano Gambettola 1-3, Stelle Giamarina 0-0, Torconca Reno 3-0, San Pierana Tropical Coriano 1-1, San Pietro in Vincoli Vissimisano 0-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, vedremo anche alcune immagini, ve lo dico già, sulla partita giocata mercoledì nel recupero tra Pietracuta e del Duca Ribelle, quantomeno i gol. Ronco del Wise comando a quota 80, possiamo dirlo, campione di promozione girone D di questa stagione. Complimenti alla formazione di Montalti, che ieri a fine partita appunto ha già avuto modo di festeggiare. Del Duca Ribelle 68, Cervia 53, Vissimisano Tropical Coriano 50, San Pierana Reno 47, Gambettola 42, Pietracuta 41, Russi 40, San Pietro in Vincoli, Torconca 39, Igea 38, Football Cava 37, Fratta 33, Stella 30, Civitella 19 e Morciano 10 punti. Allora, Alessandro, un campionato tutto nella norma, il Ronco è davvero la più forte, del Duca è leggermente inferiore, però le prime due posizioni sono quelle. Sì. Confermi. È il campionato che il Ronco ha strameritato di vincere, penso, perché il del Duca è una bellissima squadra con dei grossi giocatori, però il Ronco ha dimostrato con la sua costanza di meritare questo campionato.
senza ombra di dubbio. Penso. Però voi qualche soddisfazione con Igea, la seconda della classe l'avevate battuta, no? 2-0. Sì, noi abbiamo fatto per me un giorno di ritorno incredibile. L'unica cosa che ci dobbiamo rimproverare è per me l'andata, che abbiamo fatto pochi punti per tante cose, però io non mi piace cercare gli alibi. Però diciamo che il giorno di ritorno abbiamo fatto un gran giro di ritorno. Adesso infatti un po' stiamo dicendo, diciamo, un po' soffrendo più penso sul fatto mentale, questo grande rincorso che abbiamo fatto. Però, come ho detto prima, vogliamo finire il campionato senza rimpianti e quindi daremo il 110% nelle ultime tre partite. Senti, per quanto riguarda invece la lotta per la salvezza, come la vedi? Innanzitutto, ieri avete affrontato la Stella, ma toglimi una curiosità, è una squadra davvero data da tutti in quest'ultimo periodo morta, già rassegnata, oppure hai visto comunque una squadra che ancora può dire la sua? No, non l'ho vista rassegnata per niente, anzi è stata una partita difficile, poi sul campo della Stella è sempre una partita difficile, però ho visto una squadra viva che ancora non si sente retrocessa. Noi abbiamo fatto il nostro massimo per questa domenica qui, anche se potevano far meglio, però loro sicuramente non sono squadra retrocessa. Dicevo poc'anzi, Ronco campione di questo torneo, domenica prossima ci sarà proprio già Marina Ronco. Ti aspetti di trovare una squadra che è già con la testa in vacanza oppure sarà partita vera? Per me sarà una partita vera. Spero... Dimmi, perché devo mandare lui a riprendere. No, l'unica cosa che spero è che abbiano un po' la pancia piena, però non ci aspettiamo regali, noi faremo il nostro massimo e vendremo cara la pelle, per il resto speriamo in una vittoria che per noi sarebbe vitale, diciamo. I complimenti da parte tua anche a Ronco, Montalti lo conosci bene, è stato anche dalle tue parti a Bellaria, se vuoi fare i complimenti al mister. Penso che siano d'obbligo, complimenti per la vittoria, ma complimenti anche per la squadra con maggiori gol, con il capocannoniere, perché in questo momento Spadaro è primo in classifica come marcatore, quindi veramente sta distruggendo questo campionato. E la logica dice che la più forte vince, e in questo caso è stato proprio così. Ignazio, in eccellenza in promozione hai trovato un tasso di qualità elevato rispetto alle precedenti stagioni, o voglio fare anche dei paragoni scomodi, anche quando tu hai avuto modo di testarle quando eri un giocatore, insomma. Sì, dall'altra parte. No, adesso sono passati parecchi anni, però secondo me la qualità si è alzata, perché parecchi giocatori scendendo vanno a giocare in categoria inferiore, però le qualità ci sono sempre, cioè, anche il campionato di promozione è molto equilibrato, cioè, va bene che ci sono state le due squadre forti che hanno stravinto il campionato, però anche in eccellenza è equilibrato, cioè, partite che è come da noi la prima categoria, cioè, da noi l'ultima può battere la prima. Ci sono sempre le sorprese, quindi sono parecchi campionati e equilibrati i tornei. Quindi Ignazio, mi dai ragione, anche la prima categoria è salita molto anche a livello tecnico, vedendo le piazze che tra l'altro ci sono quest'anno. Sì, nel girone. Cioè, da noi ci sono squadre come Gatteo, Granata, Nova Feltre, Verrucchio, Sant'Ermete, cioè, sono squadrone, cioè, che fanno squadre per vincere. Le qualità ci sono, cioè il tasso è molto alto, ecco. Mi togli una curiosità, tu da ex giocatore, quanto saresti stimolato in un torneo d'eccellenza dove sappiamo che quest'anno non si svolgeranno i playoff, solo la prima va direttamente in Serie D? Ma secondo me è un errore clamoroso, cioè non possono fare queste cose, perché anche le seconde e terze classificate è giusto che si giocano il posto per andare su, cioè non esiste, poi all'ultimo staccare questi playoff non esiste, cioè per me non è giusto, cioè anche per le società che investono e tutto, perché capita sempre la squadra forte che stravince il campionato, però gli altri almeno si giocano in secondo posto, così facendo non... Per me, cioè anche le ultime partite, gli stimoli dove sono? Cioè, ormai si sanno, cioè non ci sono playoff, non c'è tutto, secondo me non è giusto. Allora, caro Ignazio e caro Giacomo, adesso andiamo a vedere per l'appunto il primo contributo filmato per quanto riguarda la promozione, la partita che vedeva da vicino Russi del Duca Ribelle.
società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A, Start & Green ti aiuta. Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Russi del Duca danno vita a una bellissima partita senza risparmiarsi, due rigori sanciti, due espulsioni, quattro gol finali e soprattutto il punto che cercava la band di Montanari per la matematica certezza dei playoff con una finale di Coppa Italia ancora da giocare. Dopo il tuffo di Pietro Acuta, la del Duca ribelle sprofonda anche a Russi già dopo solo i pochi minuti di gioco quando Tassinari di testa deposita il pallone calciato da Lombardi alle spalle di Teodorani. Ma il vantaggio dei falchetti è destinato a durare poco, la del Duca ribelle non ci sta, da una manovra insistita i padroni di casa non riescono a gettare il pallone al di fuori dell'area di rigore fino a quando la zappata vincente è a cura di Farabegoli che fa gridare al fallo la difesa di casa, ma così non è per il direttore di gara, parità ristabilita in campo. Ma la partita continua ad essere avvincente, Forti carambola precipitosamente su Filippi dentro l'area di rigore e per il direttore di gara trattasi di penalty. Sov dagli 11 metri si lascia iperutilizzare da Teodorani e sul capovolgimento dell'azione la del Duca ribelle va vicinissima a sorpasso con Dumitru che in velocità mette il pallone sul fondo. A parti inverse questa volta Temporina atterra su Dumitru. Il rigore in questo caso è a favore della del Duca ribelle. Dagli 11 metri Dumitru a presentarsi e a non sbagliare l'appuntamento con il gol. 1-2. Ma il pareggio non tarda ad arrivare come nel caso del primo gol ed ecco che la conclusione di Gualandi viene sporcata dalla difesa della del Duca ribelle sui piedi di Plazzi che al limite del fuorigioco infila l'incolpevole Teodorani per il 2-2. Nuova parità in campo. La ribelle va vicinissima al conto sopparso ma qui Mazzarini manca l'appuntamento con il gol mentre dall'altra parte Teodorani fa buona guardia sul proprio palo su questo tentativo di Filippi. Nella ripresa la girata di Dumitru termina abbondantemente a lato. Sul versante opposto la conclusione di Sov viene sventata dalla difesa ospite sui piedi di Plazzi che trova l'opposizione di Teodorani a negargli la gioia del gol. Ancora Russi vicinissimo al bersaglio, questa volta il turno di Rava che spedisce sul fondo dopo un batti ribatti in area avversa. Sov invece da posizione insolita cerca l'effetto sorpresa, Teodorani si rifugia in corner. Dumitru invece in contropiede si divora 2-3 sparando addosso all'ottimo Casadio, bravissimo in uscita. Nel finale ancora Sov protagonista, la conclusione viene respinta sui piedi Filippi da Teodorani ma l'attaccante dei falchetti commette fallo sul portiere ospite, gol dunque annullato. Nel finale Gualandi e Lombardi non se le mandano a dire, il numero 6 ospite interviene in maniera scomposta, scambio di carezze e allontanamento per entrambi. Russi che cerca ancora la via del gol, a Filippi viene annullata la rete per fuorigioco prima che al fotofinish finisce Fontana dopo un batti ribatti in area avversaria a recrimini per un calcio di rigore. Termina qui una gara ben giocata da ambedue le formazioni ricca di emozioni. Allora Giacomo, lo faccio dire a te, del Duca che ha ottenuto con questo punto? La matematica certezza di andare ai playoff. Però okay. Dobbiamo ricordare e fare i complimenti che è anche in finale di Coppa, quindi esatto. Questo che penso che sia d'obbligo, come abbiamo fatto i complimenti per il Ronco, anche il del Duca che è stato una bellissima realtà, ha fatto un grandissimo campionato, è stato un rivale molto leale, è arrivato anche al suo obiettivo di arrivare in finale di Coppa. Già qualche messaggio, Casadei è lucido nonostante 24 ore a Barcellona per l'addio al celibato del capitano del Torre Pedera, sei grande Arturo, lo salutiamo dai. Ho visto che Parazzini ha giocato quest'anno in diversi ruoli, anche da esterno, ma qual è la posizione che piace più a te, Marco da Rimini? Io preferisco esterno d'attacco alto, però devo fare ancora un po' di esperienza, visto che ho giocato poco e spesso in quella situazione lì. Ero sicuro di vedere Caporali TV, ma uomini e donne, non in una trasmissione calcistica. Un abbraccio, Bomber. No, questo è il mister Mugellesi. Bravo, 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 è azzeccato. Stanno scrivendo intanto degli altri, ci continuano a chiamare in diretta, ma in diretta non siamo un call center, quindi non posso rispondere. Caro Renzo, caro Stefano, fateci vedere un po' di immagini del recupero che c'è stato mercoledì pomeriggio a Pietracuta, tra Pietracuta e del Duca Ribelle. Queste sono le immagini con il Pietracuta che ha vinto per 2-1, protagonista Bomber Fratti, qui dopo un errato disimpegno difensivo del Duca Ribelle con un azzardato retropassaggio, si è infilato Fratti e ha fatto suo l'1-0, il pallone dell'1-0. Poi dal dischetto ha raddoppiato il Pietracuta, siamo sul 2-0 a fine primo tempo, abbracci meritati per il Bomber rossoblu, sempre più protagonista con questa maglia, e poi Nissi nel
A inizio ripresa ha dimezzato le distanze e poi da lì in poi non ci sono state più particolari emozioni da raccontare. La sintesi l'avete vista sul nostro canale YouTube, tra l'altro tra le sintesi più seguite in queste stagioni potete vederla anche voi, più di 1600 utenti unici, grazie davvero. Ricordiamo sempre il nostro canale YouTube dove potete seguirci in diretta durante le trasmissioni VGA Telerimini, ma ci potete seguire anche sui nostri canali Facebook in diretta anche in questo momento, Calcio di Rigore, la pagina ufficiale per quanto riguarda il calcio locale, ma anche Sport Up, quella inerente al Rimini Calcio. Vi ricordo anche nella seconda parte, rimanete con noi, tutto sul Rimini Calcio, parleremo del pareggio avvenuto ieri in quel di Bergamo tra Binoleffe e Rimini. Altri messaggi prima di dare la linea alla pubblicità, poi davvero mi fermo un attimo. Sì, un attimo, leggiamo prima i messaggi. Ciao Giacomo, sono Pepe, è un grande gatteo. Grande sì, gatteo. Effettivamente un grande gatteo, dopo magari ne parleremo, sta facendo un girone di ritorno eccezionale. Se guardiamo solo il ritorno sarebbe primo in classifica, anche se lo è normalmente, però veramente sta facendo un girone di ritorno eccezionale che l'ha portato da centro classifica ai vertici. Vi seguo anche da Cesena, nonostante sia un tifoso bianconero, mi tocca seguire una trasmissione dedicata al Rimini, ma complimenti davvero Alessio che ci segnala, questa sera però il segnale è un pochino troppo debole, va bene, aspetta, fatto bene. È vero che siamo una televisione di Rimini, è vero che dopo di noi c'è un'ora dedicata a Rimini, ma io penso che per il momento abbiamo parlato forse più del Cesena che del Rimini. va bene. Salutiamo adesso ci tiene, vedremo se riusciremo a fare qualcosa anche, no, se lo diciamo a Rimini, veramente Giacomo, non usciamo più dallo studio televisivo. Va bene, andiamo a vedere il prossimo turno, se non mi sgridano, poi andiamo in pubblicità, andiamo a sentire la prima categoria con il nostro mister Ignazio D'Amato. Queste le prossime sfide: Morciano Calcio Cervia, Football Cava Pietracuta, Egea Marina Ronco e Del Wais, Fratta Terme Russi, Civitella San Pietro, Del Duca Ribelle San Pierana, Gambetto La Stella, Vis Misano Torconca, Reno Tropical Coriano. Allora, Casadei ci ha già detto che Egea Marina Ronco e Del Wais uno fisso, tu quindi vai a riprendere Vis Misano Torconca domenica. Un altro uno fisso. Ecco, se ti sento quelli di Torconca mi dai stasera... No, forse è la partita più interessante, adesso la mia era una battuta visto quello che mi avevi appena detto te, però a mio avviso è la partita più interessante del prossimo giro. Eh sì, perché bisogna vedere anche le motivazioni del Duca, perché la terza sarebbe contro la San Pierana, proprio del prossimo turno. Va bene, ci fermiamo due minuti dando la linea alla pubblicità, poi prima categoria e promozione marchigiana. Pubblicità. Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Adriatica Funghi, leader in Italia nella produzione e distribuzione di funghi coltivati. La qualità dei suoi champignon viene garantita attraverso la certificazione di produzione integrata e il controllo di tutte le fasi della filiera, per garantire la qualità e la genuinità che solo Adriatica Funghi sa portare sulle tavole delle nostre case e nelle migliori pizzerie e ristoranti. Adriatica Funghi, primi in Italia nella certificazione di produzione integrata di champignon.
Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che, unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario, Extra Eco. L'olio buono è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Olio Pasquinoni, 50 anni di salute e qualità italiana. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarne, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 923453. Società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start & Green ti aiuta! Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Come si chiama? Elio Corno. Tiziano Crudeli. Sportivo o tifoso? Giornalista. Tifoso giornalista. Da quanto tempo venite da Oliviero? 5 anni. E io insieme a lui 5 anni più o meno. Sì. Cosa l'ha impressionata? Prezzi buoni. La qualità. Lo consiglierebbe a un suo amico? Sicuramente. Assolutamente sì. Grande Oliviero, la città dello shopping a Misano Adriatico e online su oliviero.it. Inter Summer Camp e Bellaria Future Academy organizzano presso lo Stadio Nanni di Bellaria dal 10 giugno al 5 luglio. L'unica vera vacanza nerazzurra per ragazzi dai 6 ai 17 anni. Che aspetti? Iscriviti chiamando il 370 3560 610 o manda una mail a settore.giovanile@bellariafutura.it. Incluso nella quota il kit ufficiale Inter Camp. Vivi un'estate indimenticabile all'insegna del grande calcio. Per un'estate nerazzurra! Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Allora, rientriamo in studio da Facebook, aspetto che Matteo mi giri un po' di messaggi, però intanto Ale ti saluta, Victor Endocca, quindi... Il Conte. Il Conte, saluto, lo salutiamo, saluto, ti saluta ciao, anche Conte. Te. Ti saluta grande, anche te, Victor, non salutare lui però... Ecco, l'hai detto bomber, va bene, adesso gli montiamo, lo facciamo un po' montare. No, vabbè, chiariamo subito, uno secco era una battuta con Ronco, so che è una partita difficile, tutto quanto, lo diciamo ai tuoi compagni, sarà difficilissima, tutto quanto, tanto la vincete 1-0, però va bene, sarà difficile, però tu dillo, va bene, io nulla dico, di scontato. Non dico niente, okay, dobbiamo dare tutto, basta. Allora, volevo salutare il mio idolo Lorenzo e fare un grosso in bocca al lupo per un veloce recupero a re indelicato, complimenti per la trasmissione Dervis. Sì, in bocca al lupo, indelicato lo faccio pure io. Adesso speriamo che mercoledì prossimo dovrebbe avere la risonanza e capire che cosa si è fatto. Però per noi è una perdita molto molto importante, ma non solo per noi, io penso anche per il campionato in se stesso. 14 partite, 12 gol, 8 assist e tanta roba. Perazzini del FIA, sei lo stesso che lo scorso anno è esordito nel Rimini in Serie D, ci chiedono da casa? Sì. Quindi risposta secca, dopo passo a leggere calcio di rigore, la diretta Facebook, e ci sono diversi messaggi. Matteo, ti prego di girarmeli intanto sul mio telefono qui sul tablet della trasmissione, perché altrimenti è un po' difficile. Intanto, caro Stefano, dalla regia, risultati classifica prima categoria, così andiamo a sentire un attimo il mister e poi andiamo a vedere anche la partita che lo riguarda da vicino. Sant'Ermete Alta Valconca 0-0, Bellari Giamarina Bacchia Cesenatico 1-1, Savio Gatteo 0-2, Roncofredo Granata 2-2, Polisportiva Sala Mondaino 3-0, Real San Clemente Riccione 0-1, Verucchio Riva Azzurra 2-0, Atletico Poggio Nuova Feltria 1-0. Classifica a portata di mano, sta arrivando, vediamo se mi aiuta la regia, così la leggo con il vostro contributo. Eccola qui, grazie. Gatteo 50,
Granata 47, Verucchio Ericcione 45, Sant'Ermete Nova Feltia Mondaino 43, Sala 41, Bellari Giamarina Roncofreddo Athletic Poggio 35, Alta Valconca 30, Bacchia Cecenatico 28, Riva Azzurra Miramare 26, Savio 25, Real San Clemente 21 punti. Mister, tu lo puoi dire, tanto sei un pochino lontano dal primato in classifica, che lo vince questo campionato? Ma secondo me il Gatteo, in questo momento il Gatteo è la squadra più in forma, quindi io ho Gatteo o Granata, sinceramente, di loro due. Però se devo dire una squadra, il Gatteo. Sinceramente chi ti ha sorpreso di più a livello di gioco? A livello di gioco il Granata. Abbiamo giocato all'andata, anche se abbiamo vinto lì 2-1, però siamo stati fortunati. Cioè, loro mi hanno impressionato come gioco e tutto, ma anche sentendo altri allenatori così, il Granata è quella che gioca meglio, ecco. Senti, ti aspettavi qualcosa di più, non so, da un Riccione, da un Nova Feltia, oppure la classifica per il momento è ben rispecchiata? Ma il Riccione, con i giocatori che ha, si aspettava qualcosa in più. Lo stesso con il Nova Feltra, sono squadre che hanno investito parecchio per vincere il campionato, adesso se la devono giocare, secondo me, poi può darsi pure che mi sbaglio, se la devono giocare ai playoff. Cioè, non, per me come primo posto il Gatteo, non dico che ha quasi vinto, ma ci siamo. Ebbene, allora io direi, caro Giacomo, partiamo con ordine e poi andiamo a vedere anche la partita che riguarda te, Lorenzo, con il derby vinto dalla Valmarecchia, vinto da Mister D'Amato, Athletic e Poggio, Nova Feltia. A Poggio Berni torna in scena in derby della Valmarecchia. Athletic Poggio e Nova Feltia si affrontano Coppa Italia inclusa per la terza volta in stagione, con i gialloblu ospiti in vantaggio con due vittorie all'attivo. Il precedente risale allo scorso novembre, quando i padroni di casa si imposero tra le mura amiche per 1-0. In paio quest'oggi punti importanti per la zona rossa di classifica per l'Athletic Poggio, guidato da Ignazio D'Amato. Per il Nova Feltia la volontà di tornare a sorridere dopo due stop avvenuti contro Sant'Ermete Bellare, dove la squadra di Achille Fabbri ha subito la bellezza di 6 reti, senza farne nessuna. Non a caso in avanti viene tesserato l'ex Rimini Cailungo Pietro Semprini, mentre aveva debuttato già domenica scorsa l'ex Tropical Coriano Pasolini. A centrocampo primi piani per i due nuovi arrivi del Nova Feltia, ma anche per il direttore di gara Benini della sezione di Forlì. C'è chi invece preferisce salire in cielo per raccogliere appunti preziosi per il match. Minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio per ricordare le vittime del terremoto avvenuto in Abruzzo 10 anni fa, nella fattispecie in quel di Aquila. Calcio di avvio affidato al Athletic Poggio. La partita si accende all'ottavo quando il numero 9 di casa della Marchina, lanciato a rete, viene fermato così da Ceccaroni. L'arbitro indica il calcio di punizione, ammonendo il centrale difensivo del Nova Feltia. Della punizione se ne incarica Zaghini, con la sfera che gira ma si perde alta. Padroni di casa che insistono, succi dalla distanza, fa le prove del gol, pallone fuori dal bersaglio. Da un errato disimpegno di Valentini, Nova Feltia guadagna campo, ruba palle e tenta la conclusione verso lo specchio della porta Sebastiani. Pallone lontano dal mirino. Invece dall'altra parte l'Atletico passa. La Veronica di Succi è sporca ma efficace, con il centrocampista che segue uno slalom perfetto prima di indirizzare il pallone nel set alla sinistra di Semprini. Sarà questo il gol vittoria dei 3 punti che varrà al numero 4 il meritato abbraccio dei compagni e la vittoria in un derby importantissimo per i piani alti e di bassa classifica. Replay meritato. La reazione del Nova Feltia non si fa attendere, capita nei piedi dello junior Senea Sartini che supera Sebastiani ma non Pagliarani, che segue un salvataggio sulla linea di porta che equivale a un gol fatto. Da un alto pallone perso a centrocampo ci prova Balducci senza trovare fortuna. Squadra riposo, solo 1-0, primo piano per il direttore di gara Benini della sezione di Forlì. Il Nova Feltia, accusato il colpo, cerca di ritrovare l'identità perduta. I tifosi fanno da cornice ma soprattutto recano uno stimolo ai giocatori in campo, anche se ad inizio ripreso un calcio piazzato di Zaghini chiama la presa a terra Semprini. La replica giallo-blu porta l'apertura di Semprini in area avversa per la corrente Cupi, che calcia malamente depositando la sfera sul fondo. Successivamente la volta di Mamutai, migliore oggi dei suoi, recupera il pallone ma la sua conclusione, seppur angolata, viene bloccata dall'ottimo Sebastiani, una vera saracinesca. Quando il Nova Feltia decide di accelerare, approfittando del calo fisico della Atletico, tenta il colpo del pari con Balducci ma il pallone si alza sopra la traversa della porta difesa da Sebastiani. Curiosità anche per l'ex primavera del Rimini Gacovicai, entrato con una maglia leggermente diversa dai compagni, con un numero arancione. Il possesso palla in questo momento della gara è di Nova Feltia. Da rimessa laterale Baldini va a terra in area di rigore, ma seppur tra le proteste del pubblico ospite l'attaccante non viene toccato. La punizione è lo stesso Baldini ad impedire la porta difesa da Sebastiani, con la barriera che devia di un nulla la sfera in corner. Nova Feltia che continua a insidiare la porta avversaria, a cui Balducci calcia malamente. Poco dopo il lancio di Rinaldi viene agganciato da Semprini, a cui non riesce il pallonetto vincente per la tempestiva uscita di Sebastiani, davvero bravo.
Atleti che tira fuori la testa dalla propria area di rigore con un calcio piazzato senza trovare fortuna. Brividi finali con questa uscita invece azzardata di Sebastiani che porta un batti e ribatti in area di rigore risolta dal rinvio della difesa di casa e dal triplice fischio finale del direttore di gara che sancisce i 3 punti per l'Atletic Poggio. Per la band di Achille Fabbri, 8ª sconfitta in stagione, 7 gol presi nelle ultime 3 gare, 3 sconfitte di fila immediate. Questa serie i gialloblu sono fuori dalla zona playoff, mentre l'Atletic Poggio allunga più 5 sulla zona rossa di classifica, stazionandosi all'11° posto. Sono sempre combattute queste partite tra Nova Fete e Atletic Poggio, anche in virtù di un passato tra tifoserie e quello che era accaduto anche in seconda categoria. Ieri abbiamo assistito però a un bel match, no? Sì. Tutto sommato è stata una partita senza tanti falli, così è stata una partita tranquilla, infatti anche come ammonizioni poche e così, però ecco, è stata una bella partita sinceramente. Noi il primo tempo molto bene, invece Nova Feltre è uscito bene il secondo tempo. Quello che ti volevo chiedere è se in virtù anche della tua prima esperienza qui alla guida dell'Atletic Poggio si poteva fare di più vedendo la classifica questa sera, oppure tutto sommato avete raccolto quello che meritavate? Allora, cioè, il nostro obiettivo, il primo obiettivo, come si sa, era la salvezza. Mi avevano chiesto una salvezza tranquilla. Noi come budget e tutto sappiamo, non possiamo lottare con le prime, perché è quello che è, però nel momento importante per noi si sono fatti male in 7 giocatori importanti come Casadei, Campanelli, Zaghini, c'era anche Della Marchina, mi sembra che si era fatto male. Della Marchina, cioè, sì. Erano 5-6 giocatori importanti. E dopo Roncofreddo che abbiamo vinto eravamo lì per attaccare i playoff. Invece dopo è successo che si sono fatti male tutti, in una settimana si sono fatti male tutti. E lì abbiamo sofferto, abbiamo giocato spesso e volentieri con 7-8 ragazzi. Mi dicono tutte le squadre che giocano con i ragazzi, però io in realtà non ne ho viste così tante. Ho visto solo il Bellaria e il Miramare, giovani, che nel senso che nella lista, nei primi titolari, almeno 5-6 giocano. Nelle altre squadre faccio fatica a ricordarmi le squadre, mettono uno, massimo due. E sì. Questo vuol dire, perché cioè, io se va a vedere la mia distinta, nei 20 giocatori ci sono almeno 9-10 giocatori under, quindi sono 99-98. Esatto, ci sta. Quindi è molto importante, una squadra giovane, ecco, abbiamo sofferto un po' di periodo quando ci mancavano quei 5-6 giocatori di esperienza, però tutto sommato penso che la classifica rispetta il valore della squadra, ecco. Allora, caro Giacomo, ho visto che hai fatto un'interessante statistica, ne andremo a parlare tra poco, perché prima ci andiamo a gustare il servizio che tu hai eseguito con una stoccatina finale per te, poi la spiegheremo, in merito a Bellaria Bacchia Cesenatico. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Dopo l'esploit della settimana scorsa in casa di Nova Feltre, a morale alle stelle per la compagine allenata da mister Riciputi, il Bacchia Cesenatico invece attualmente a 4° posto della graduatoria è chiamato a fare l'impresa esterna. La squadra di Bertaccini è la seconda formazione in questo torneo ad avere il minor numero di pareggi, ben 4 dietro solo a Sant'Ermite, ferma quota 1. Obiettivi diversi per ambedue le formazioni, con il Bellaria che vuole ottenere quanto prima la meritata salvezza. L'avvio però è disastroso, non a caso una discesa di Federico Mazzarini porta l'attaccante ad eseguire una perfetta protezione del pallone facendo venire mal di testa la retroguardia locale, azione che ricorda quella di Paolo Di Canio in un Napoli-Milan deciso da un suo solo nel 94-95, solo che Mazzarini al momento del tiro cross trova sotto misura la zampata vincente del compagno Faggi con gentile dormita del portiere Mignani. 0-1. Primo tempo avaro di emozioni, sul tabellino si annotano 2 conclusioni dalla distanza da una parte e dall'altra, nell'ordine Vitalino spedisce alto, Chiussi invece chiama una comoda e semplice parata a Magnani, ripresa decisamente più avvincente se così vogliamo dire. Il Bellaria recupera palla a centrocampo, Aragao innesca in delicato
Alberto che prima di infilare il pallone nelle spalle di Magnani viene stoppato dal fischio del direttore di gara per posizione di offside. Il Bacchia ringrazia e prova a chiudere la partita con un calcio di punizione di Matteo Candoli che sbatte sul montante alto della porta difesa da Mignani. Dall'altra parte altro calcio di punizione che porta alla respinta di pugno Magnani. Lo stesso portiere deve ripetersi in uscita nel chiudere lo specchio della porta all'attaccante indelicato, provvidenziale in questo caso. Il Bellari insiste nel proprio pressing offensivo, chiusi scodella al centro, indelicato si lamenta per una trattenuta non sanzionata dal direttore di gara che tuttavia fischierà poco dopo quando Aragao, d'esperienza di furbizia, si procura questo penalty cercando anche il contatto che c'è con il numero 4 Faggi. Il replay ci chiarisce ogni dubbio. Dal dischetto si presenta bomber indelicato che non senza patemi ristabilisce la parità in campo, con Magnani bravo nell'intuire la direzione del pallone ma sfortunato nel tentativo di respinta. Il Bacchia non demorde, Said Kwatia dalla distanza cerca di piazzare la sfera nel 7, pallone che si alza sopra lo specchio della porta difesa da Mignani. Mazzarini invece porta palla nei piedi di Candoli, cui tentativo termina tra i guanturi di Mignani dopo uno slalom ed applausi. Il Bellaria risponde con il solito indelicato, comoda presa in questo caso per Magnani. Dall'angolo invece arriva a saltare di testa Ugone, non centrando il mirino, Bacchia anche sfortunato. Occorre dirlo, ma quando Chiusi innesca indelicato in velocità è ancora Magnani a rispondere presente in uscita, onde evitare pericoli maggiori. Quando invece Aragao decide di divertirsi sono invitanti cocktail per tutti, con Facondini che si dimostra però indigesto sia nel primo che nel secondo caso. La disperazione dell'attaccante si nota, lo stesso numero 11 allora prova a farsi perdonare con questo assolo che termina in bocca a Magnani, ma se di numeri 11 si parla Mazzarini sul versante opposto chiama l'intervento Mignani. Duello che prosegue con Facondini che impegna Magnani e con l'affondo di Mazzarini che si spegne al lato. Fine dell'ostilità, ma in una battuta potremmo dire che dal Nanni il nostro inviato Giacomo Alpini riesce a trovare un sorriso. Se è vero che chi trova un amico trova un tesoro, potremmo dire che dopo il primo tempo visto all'opera, a volte chi trova un amico trova anche una palla al piede. Cosa non si fa per l'amicizia e per riprendere senza offesa per nessuno partite di tale emozioni. Grazie a Giacomo Alpini. Ti ringrazio. Lorenzo, dai, è stata una partita bruttissima quella di ieri, di la verità. Primo tempo un po' così così, ma no, non dire così così. Secondo tempo è stata una bella partita. E il primo tempo com'è stato? Di la verità. Un po' bruttino. Adesso lui dirà, il primo tempo è stato bruttino perché non giocavo io. No, no, ma diciamo diciamo la cosa più pura. Come ha ripreso lui? Male. Questa partita l'hai ripresa un po' malino. Vedi? Il rigore di indelicato, tu l'hai capito se c'era o non c'era? C'era. Io dal capo però. No, te dici il fuorigioco. No, il fuorigioco, il rigore che perché ha preso la gava. Sì. No, rigore che ha preso la gava. Quello che gli prima, sì. Ah, si vede esattamente. Dalle immagini sue tu l'hai capito? Si faceva fatica. Hai visto? Visto? Lo dico anche i tuoi giocatori, però ti vogliamo bene Giacomo, continua così. Allora, devo fare anch'io delle scuse però, vedi, mi sgridano anche a me. Volevo solo rettificarvi che la Del Duca con il punto di ieri è matematicamente in finale playoff, nei playoff c'è già da almeno un mese. Grazie e complimenti per la trasmissione Michele. Sì Michele, scusaci, di fretta e di furia sbagliamo anche noi, alziamo le mani. E poi mi aveva mandato anche dei messaggi, aspetta, prima la domanda per Diego. Diego, domenica ho visto la partita, secondo me sei stato uno dei migliori in campo, complimenti, il prossimo anno rimani alla FIA. Qui arrivano da parte dei tifosi. Volevo prendermi un attimo 10 secondi perché Matteo qualcosa mi ha inviato da Facebook, vediamo se riesco a leggere, altrimenti intanto Stefano fammi vedere il prossimo turno nel frattempo che cerco i messaggi inviati a Matteo. Eccolo qui il prossimo turno, Giacomo, Rivazzura, Miramare, Bellari, Giammarina, Riccione, Roncofreddo, Alta Valconca, Atletic Poggio, Real San Clemente, Polisportiva Sala, Granata, Sant'Ermete, Mondaino, Savio Calcio, Gatteo, Verucchio, Bacchia, Nova Fetia. Spiccano due match su tutti. Sì, Granata, Sant'Ermete, ma soprattutto Gatteo, Verucchio. Gatteo, Verucchio a mio avviso è il big match della prossima giornata. Allora, ci chiedono se abbiamo trasmesso anche le immagini del classe, il classe è nel girone di Serie D, girone D che noi non curiamo, curiamo solamente il girone F, dato che abbiamo 5 romagnole, quindi 5 città vicino a Rimini che possiamo seguire tranquillamente anche con il nostro pool delle televisioni, solo per questo, ecco. Altri messaggi, bella trasmissione, va bene Matteo, quelli lì fanno sempre piacere, però magari mandami messaggi dove ci chiedono domande più nello specifico. Allora, abbiamo visto il prossimo turno, io direi di passare all'ultima categoria di questa serata, la promozione marchigiana, andando a vedere quello che è successo un po' ieri nel girone dell'Ancona, perché l'Ancona ormai ci siamo, credo che proprio giovedì potrebbe fare la festa davanti al proprio pubblico, non a caso giovedì pomeriggio giocherà contro
il Gabice Gradara. Villa Mussone Anconitana 2-5, Filotranese Vigor Senigallia 1-1, Mondolfo Ilario Barba Lorenzini 1-2, Santa Veneranda Laurentina 2-0, Valfoglia Loreto 4-0, Osimo Olimpia Marzocca 1-2, Cantiano Osimana 2-1, Gabice Gradara Villa San Martino 1-2. Classifica dopo l'ultimo turno. Anconitana, ormai ci siamo, più 10 sulla Vigor Senigallia, quota 75, Vigor Senigallia 65, Ilario Barba Lorenzini 51, Filotranese 44, Valfoglia Cantiano 42, Gabice 39, Osimana 38, Mondolfo 37, Osimo Stazione 36, Loreto 32, Olimpia Marzocca 31, Santa Veneranda 25, Villa San Martino 24, Villa Mussone 17, Laurentina 13 punti. Andiamo a vedere il contributo filmato dedicato a questa categoria, poi rush finale con il nostro Giacomo che ha portato qui con sé un'interessante statistica. Faremo un piccolo passo indietro per quanto riguarda la prima categoria. Filmato. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. A Gabice va in scena un match di alta e bassa classifica di fronte Gabice Gradara che punta a migliorare il proprio piazzamento in graduatoria dall'altra Villa San Martino alla ricerca di punti salvezza. Padroni di casa che arrivano dal pari ottenuto in esterno sul campo dell'Ilario Barbara Lorenzini. Villa San Martino terzo ultimo in graduatoria a più uno su Villa Mussone, deve assolutamente tentare l'esploa altrimenti rischia la retrocessione diretta e la partita non è delle più facili. Non a caso Gabice Gradara in maglia blu va subito vicinissimo al bersaglio con questo colpo di testa di grandi Celli che si spegne di poco alto, forcing rosso-blu che prosegue con questo traversone di Bastianoni dove sul secondo palo Pedini manca l'appuntamento con la rete. Dalla bandierina arriva il traversone di Bastianoni per l'inserimento di Sabatini che centra un doppio palo incredibile. Gabice Gradara anche sfortunato. Sul versante opposto arriva il colpo di testa di Cola Giovanni, pallone fuori misura. La replica di Gabice Gradara, passaggio di Grandicelli per la penetrazione di Bastianoni che trova l'intervento di Giorgi e il conseguente salvataggio sulla linea della difesa ospite a negargli la gioia del gol. Il Villa San Martino colpisce di rimessa quando sul filo del fuori gioco Rossini viene lanciato in profondità e il numero 7 presentatosi davanti a Celato viola la porta locale trovandolo 0-1 inaspettato per il pubblico di casa ma anche forse per la propria formazione. Il disturbo di Rossini provoca un retropassaggio azzardato sul quale si invola Mazzoni stoppato col piede da Celato in uscita il quale nel rialzarsi ferma l'iniziativa di Capecci. Nella ripresa lo stesso Celato viene chiamato all'intervento su questo tiro cross. Successivamente Cola Giovanni chiama al tiro il compagno Berti, Celato blocca e la volta poco dopo di Capecci cui colpo di testa reca brividi alla porta difesa da Celato. Da gol sbagliato a gol subito, Maggi mette al centro dove dall'altra parte Fabri raccoglie la sfera infilando la porta difesa da Giorgi trovando così il gol della domenica. Da applausi la sua finalizzazione, abbracci meritati dei compagni di squadra, il replay ci mostra meglio la prodezza dell'attaccante arrivato nel mercato invernale. Ma dai sogni di gloria a quelli dell'inferno quando in Villa San Martino nel finale tra l'incredulità della retroguardia di casa Cola Giovanni serve Simoncelli che infilatosi in area di rigore trova i gol dei tre punti compiendo in esterna l'impresa di giornata aumentando così le chance di salvezza della propria formazione. Passo falso invece per i Gabice Gradara domenica attesi in esterna sul campo dell'Anconitana. Ovviamente io ho detto domenica, ma si giocherà un turno infrasettimanale con i Gabice che invece ha posticipato la prima partita al Conero di Ancona, stadio famosissimo per aver appunto manifestato l'Ancona con due presenze nella massima serie, ma anche per aver visto la formazione biancorossa coinvolta in tantissime permanenze nella cadetteria in Serie B ma anche in Serie C, quindi uno degli stadi più importanti per quanto riguarda le categorie minori. Guardavi questo filmato, dicevi troppi errori? Sì, molti errori. Il secondo gol del Villa San Martino, la difesa ha dormito proprio e non solo la difesa, anche il portiere si è seduto un po' troppo presto. Però per quanto riguarda il campionato diciamo no, soddisfacente, no? Il campionato del Gabice a mio avviso è
più che buono, l'obiettivo che si era prefissato l'ha raggiunto e quindi va benissimo. Si è tolta anche delle belle soddisfazioni, tanto l'abbiamo detto più di una volta. Io la sconfitta di ieri non me l'aspettavo, sinceramente, però molte volte anche le motivazioni la fanno la voce grossa. Allora andiamo a vedere il prossimo turno per essere completi. Queste sono le sfide, molte si giocheranno mercoledì, giovedì invece Anconitana Gabice Gradara, Loreto Cantiano Calcio, Anconitana Gabice Gradara, Ossimana Ilario Barbara Lorenzini, Villa San Martino Mondolfo, Filo Tranise Osimo Stazione, Vigor Senigallia Santa Veneranda, Laurentina Valfoglio, Olimpia Marzocca Villa Musone. I Gabice Gradara sta organizzando un pullman con partenza nei pressi dello stadio a partire dalle ore 14:15, dove porterà i propri tifosi allo stadio del Conero di Ancona. Quindi coloro che volessero partecipare basta che contattino la società attraverso il numero che potete trovare sul sito web ufficiale. Allora, caro Giacomo, vedo che hai fatto un'importante statistica, facciamo un piccolo passo indietro per quanto riguarda la prima categoria. Prima siamo andati molto velocissimi, ti pregherei di fare altrettanto veloce, vai. Sì, ho fatto una piccola statistica sul girone di ritorno. Il girone di ritorno vede una classifica un po' anomala, a parte la prima che è il Gatteo, che è veramente prima anche con 29 punti nel girone di ritorno. Il Sant'Ermete arriva al secondo posto e al terzo posto c'è il Bellaria, dove è riuscito a fare un girone di ritorno facendo 23 punti e riuscendo a risalire la china. Per quello che riguarda la testa della classifica attuale, quelle che hanno avuto maggiore difficoltà nel girone di ritorno sono il Riccione con 17, Nova Feltre e Verucchio con 15. Quindi testimonia che dalle prime posizioni in cui erano sono dovute scendere e adesso devono lottare per entrare nei playoff. Ecco, questi dati che mi hai fatto, dimmi anche i numeri. Troviamo nella tua lista al primo posto chi? Gatteo con 29 punti, Sant'Ermete secondo con 25, Bellaria con 23 terzo, Granata 19 al quarto posto, quinto posto Sala con 19 punti come Granata, Mondaino con 18, segue l'Atletico Poggio e il Riccione con 17. Ecco, fermati qui, quindi anche l'Atletico Poggio di Ignazio ha fatto comunque un importante girone di ritorno, 17 addirittura più del sì, Nuova Feltre. Ma ha fatto più o meno, ha avuto l'andamento dell'andata dove avendo 35 punti complessivo ha fatto 18 punti e 17 con questo e mancano tre partite. Bravissimo, ottima analisi, per la prima volta in 5 anni ti sei meritato lo stipendio, bravo. Allora, ringrazio a te, ti ritroviamo anche nella seconda parte. Certo, grazie a tutti. Tutto su Rimini Calcio, tra poco con Albino Leffe Rimini. Grazie al mister dell'Athletic Poggio, Ignazio D'Amato. Grazie. Partiamo con ordine, grazie ad Alessandro Casadei, centrocampista dell'Igea Marina. Grazie a tutti. Andiamo a salutare Lorenzo Caporale, attaccante del Bellaria. Grazie a voi. Che comprerà una telecamera nuova per il nostro Giacomo Alpini, sperando che impari a riprendere. E infine saluto Diego Perazzini, difensore della Fiorizione. Grazie a tutti. Grazie a voi tutti ragazzi, noi ci vediamo tra poco con Sport Up, tutto su Rimini Calcio.